Ben ritrovati cari radioascoltatori e radioascoltatrici di RDM, ben ritrovati qua nel salottino pomeridiano di casa RDM. Allora, come vi ho anticipato prima, abbiamo parlato di vintage, abbiamo parlato di Vintag, che è un'applicazione, e adesso ne parliamo con la sua fondatrice, che è Francesca. Vediamo se ci sente Francesca. Ciao Francesca. Sì. Ciao Alessia, ciao a tutti, ciao. L'ascoltatore, grazie mille per questa bella opportunità. Grazie a te per essere qua con noi. Allora, abbiamo parlato dell'applicazione, però insomma vorremmo sapere da te, che sei la fondatrice, com'è nata l'idea di questa app? Raccontaci un po'. Allora, l'idea è nata qualche anno fa, quando diciamo ho iniziato ad occuparmi un po' in maniera più professionale di vintage, non solo per me ma anche con altri, con negozi a cui seguivo diciamo le compravendite, i social, insomma ho iniziato a entrare un po' nel giro del vintage, e praticamente iniziando un po' dentro questo giro ho capito che mancava qualcosa, un mercato, un marketplace, un'app, insomma qualcosa per i veri appassionati di vintage, dove trovare e poter comprare e vendere in tutta sicurezza vintage, non solo abbigliamento ma anche collezionismo, antiquariato, modernariato. Queste, diciamo, siamo partiti con un centinaio di persone, sono quelle che poi mi hanno spinto ad andare avanti e che hanno costruito insieme a me poi Vintag. Bene, ma cioè, da quando è partita, no? Quando anche tu stessa hai detto manca un'app di questo tipo, cioè manca qualcosa, perché non lo creiamo? Vintag è scaricabile negli store, quindi insomma è un periodo di lavoro, no? Hai fatto insieme al tuo gruppo. Com'è stato questo tempo di lavoro? Come avete lavorato? Ah, guarda, dall'idea in effetti, che sembra semplice, sembra tutto molto facile, in realtà c'è, come hai detto tu, un lavoro che è durato un annetto buono, tra preventivi, la ricerca dei soci, la ricerca di fondi, la definizione delle strategie, mettere in pratica la mia idea, perché l'idea era astratta ma l'ho dovuta anche mettere appunto su un'app, e quindi capire come andava fatta, come caricare i prodotti, che tipo di grafica dare. Insomma è stato un anno impegnativo, difficoltoso a volte, però di cui non mi sono mai pentita. Bene, questo è l'importante, anche perché creare un'app, cioè magari uno, tutti li abbiamo delle grandi applicazioni nel telefono e pensiamo che sia facilissimo, no, crearle, poi in realtà no, non lo è, ce lo puoi confermare. Mi confermo che non è per niente semplice, anche perché insomma nascono sempre delle piccoli problemi, gli aggiornamenti dei telefoni, insomma c'è sempre qualcosa di nuovo che bisogna sapere. Bene, ma Francesca, com'è nata la tua passione per il vintage? L'hai sempre avuta? Allora, la mia passione per quanto riguarda proprio me nasce anni fa, dopo che morì mia nonna e trovai in una casa in cui facevamo un trasloco un baule pieno di suoi vestiti, scarpe, foto, che erano secondo me un po' una scelta che lei aveva fatto delle cose più belle che aveva ai tempi di quando era ragazza. Wow. E da lì insomma mi sono immaginata mia nonna dove le ha messe, ho iniziato a guardare le foto, a parlare con le altre zie, insomma diciamo che da lì ho capito che c'era un mondo dietro a tutti questi oggetti che avevo trovato. Poi insomma il tempo mi ha fatto scoprire in realtà una passione vera e propria, quindi non solo che bello che ho trovato queste cose, ma ho iniziato a studiare, comprare, vendere, insomma. Certo. Quel bello del vintage è proprio scoprire la storia che c'è dietro a questi oggetti, quindi è una cosa che mi piace fare, immaginarmi, non so, dove hanno messo un determinato vestito, piuttosto che dove, chissà dove era quella lampada, in bellissimo, quale casa era. È vero, mi piace più, che mi fa più sognare. Questo è vero, proprio perché veramente dietro ogni oggetto c'è una storia, questo è fuori discussione. Ma Francesca, ti aspettavi un successo del genere? Perché alla fine in quasi un anno avete veramente raggiunto dei numeri incredibili, ovvero 16.000 persone che hanno scaricato l'applicazione e 12.000 utenti attivi. Te lo aspettavi? No. Allora, sì, sinceramente ci speravo io, i miei soci e tutti. Quello che ci ha stupito è che è arrivato con un anno e mezzo di anticipo questo successo, nel senso che ci aspettavamo questi numeri nel 2019-2020, in realtà neanche a un anno li abbiamo raggiunti, quindi ci ha
nostra felicità. Una bella soddisfazione. Sì, vuol dire che abbiamo centrato l'obiettivo. Esatto, che mancava veramente una cosa di questo tipo. Esatto, anche se non cantiamo ancora vittoria, ovviamente, nel senso che di strada da fare ne abbiamo tanta e il nostro sogno è far arrivare Vintag in tutto il mondo, quindi diciamo che questo è un piccolo passo, però insomma direi che abbiamo iniziato bene. Ah, insomma, parecchio. Apro una parentesi, certo. Abbiamo già degli iscritti dalla Thailandia, ecco, quindi dalla Thailandia, e quindi è questo quello che poi noi sentiamo di quando saremo anche là in maniera bene, che inizieranno a comprare e vendere vintage anche da là, vuol dire che ce l'abbiamo fatta. Esatto, diventerà mondiale, speriamo, ma diciamolo piano, perché sennò le cose poi avverano. Ma altra cosa che ti vorrei chiedere, Francesca, vintage spesso viene scambiato, no? come termine con second hand, quindi seconda mano, però non è così. Perché non è così? Questo è un po' un problema, in effetti, per vintage, diciamo, non è che è un problema generale, nel senso che c'è un po' la cultura del fatto che una cosa usata sia vintage. In realtà non lo è. Per essere vintage c'è una linea di massima, dove l'oggetto deve avere 20 anni, questa è la regola generale di base, e dopodiché deve avere delle altre caratteristiche uniche, quindi la qualità dei materiali, il tipo di lavorazione, lo stile. Un oggetto che ha rappresentato un'epoca, quindi quando tu lo vedi dici ah, questo è proprio degli anni 60, ecco, deve avere delle peculiarità che lo mettono all'interno di decenni passati. Certo, un periodo quindi non basta un oggetto usato di 2-3 anni, non è assolutamente vintage, è semplicemente usato o second hand. Esatto, eccezione fatta, però dicevamo anche prima, nel senso, nella vostra applicazione vengono inseriti soltanto oggetti che sono veramente vintage, quindi che hanno almeno 20 anni, con l'eccezione delle icone del vintage remake. Ci spieghi un po' la differenza, cosa sono? Sì, abbiamo deciso di aprirci al futuro, nel senso che oltre a essere guardando al futuro con l'atta, nel senso che parliamo di passato guardando al futuro, abbiamo deciso di parlare al futuro anche con gli oggetti, quindi c'è questa categoria che si chiama icone, che sono oggetti che non hanno ancora i canonici 20 anni, ma siamo sicuri, è la nostra scommessa sul vintage di domani, quindi abbiamo già non so, dei vestiti di Missoni, abbiamo delle Chanel, abbiamo delle Hermès, abbiamo delle lampade di design, piuttosto che piastre di Fornasetti, insomma abbiamo già degli oggetti che nonostante non abbiano i 20 anni, siamo sicuri che tra 20 anni saranno ricordati, certo, e saranno vintage. E l'altra categoria invece è il vintage remake, sono tutti gli oggetti che sono fatti o sono vecchie riproduzioni di abiti, quindi magari fatti su carta modelli degli anni 40-50, o rifatti con stoffe vintage, quindi prodotti attuali ma fatti con vecchie stoffe. Oppure abbiamo anche tutta una categoria di lampade, accessori di recupero fatti con oggetti vintage, non so, il casco della parrucchiera, il vecchio casco che è stato trasformato in una lampada. Questo è un vintage remake, quindi un riutilizzo del vintage. Bene. Ma per fare più una curiosità, ma quali sono gli articoli che vi sono capitati magari più costosi e anche quello più strambo magari che è stato caricato? Allora, su 55.000, quasi ormai 60.000 oggetti, cioè veramente di tutto si trova ormai. da un euro immagino. Esatto, abbiamo dei bottoni, quello più costoso che abbiamo finora caricato è una borsa, una Kelly di Hermès, 18.000 euro. Wow. È una borsa particolare in coccodrillo, però abbiamo anche G-Box, Polaroid, abbiamo dei frigoriferi degli anni 60. Abbiamo delle vecchie pubblicità della Coca-Cola, c'è veramente di qualsiasi di cosa, tutto. Qualsiasi cosa. Veramente di tutto appunto legato al passato. Francesca, e quindi anche è un tuffo veramente nei ricordi. E infatti, a proposito di questo, ti chiederei, tra tutti gli anni passati, se dovessi scegliere un decennio in cui tornare o magari soprattutto vivere, che cosa sceglieresti tu come fondatrice di Vintage? Gli anni 60, per lo stile, per il modo di vivere, per tutto quello che si vede, mi piacerebbe, ecco,
per vivere qualche giorno negli anni 60. Esatto. Per quanto mi riguarda, invece, per la mia età, il decennio vintage che io mi ricordo sono gli anni 90, che li ho vissuti in pieno della mia adolescenza. Molto diversi, però sono sempre decenni. Magari questa domanda la facciamo anche ai nostri radioascoltatori: in quale epoca, o meglio in quale decennio del Novecento, quello che volete, avreste voluto vivere, o meglio vi piacerebbe vivere anche solo qualche giorno? Ve lo chiediamo, e se vi va mandateci un messaggio al 348 9848 048. Bene, Francesca, ultimissima domanda che ti chiedo: perché dovremmo scaricare Vintag? Perché è un'app, siamo giovani, siamo di Bologna, e è una piattaforma gratuita per acquistare e vendere Vintag. È divertente, ci sono tante persone che hanno questa passione con cui scambiare commenti e oggetti, e veramente se scaricate l'app, fate un tuffo nel passato, sono sicura che troverete qualcosa da comprare. Anch'io sono sicura. Brava Francesca, complimenti, congratulazioni, e soprattutto in bocca al lupo e buona fortuna a te e a tutti. Grazie. il tuo lupo. E devo mandare un saluto particolare a tutti quelli di Cereglio che hanno contribuito comunque alla nascita, alla crescita di quest'app, perché molti mesi li abbiamo lavorati lì al fresco. Esatto. Quindi devo ringraziare anche tutti voi. Infatti non abbiamo detto che Francesca è una bolognese doc, ma ha un po' il cuore montanaro. Sì, parecchio. Va bene Francesca, grazie ancora, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie a te. Ciao a tutti. Un abbraccio a tutti. Ciao.